Rispondo molto volentieri alle vostre domande. Domande tutte molto interessanti, e molte riguardano i rifiuti e quindi iniziamo subito con la domanda di Gabriella del Monaco, che ci chiede come rispondere ad una raccolta differenziata inadeguata. Gabriella, diciamo che dal punto di vista della raccolta differenziata inadeguata, noi stiamo facendo un piano molto importante, perché è un piano che prevede un nostro impegno fino al 2021, quindi dal 2017 al 2021. Un piano che prevede innanzitutto la riduzione della produzione di rifiuti. Si producono troppi rifiuti, 1.700.000 tonnellate di rifiuti. A fronte di questo 1.700.000 tonnellate di rifiuti, la prima azione che noi vogliamo mettere in campo è quella che ci indica anche la Commissione europea. Ah, tra l'altro, tra parentesi, sono molto contenta e soddisfatta, perché di fatto l'Unione europea ha considerato diverse regioni inadempienti, ma sono soddisfatta perché tra queste non c'è comunque il Lazio, e quindi lo sforzo che anche la città, che anche Roma Capitale sta facendo, evidentemente è uno sforzo che è apprezzato. Dicevo, il nostro piano è un piano importante che parte appunto dall'applicazione della normativa europea. La normativa europea, come tutti voi sapete, mette al primo punto della gerarchia di gestione dei rifiuti la riduzione a monte, poi mette come secondo punto la preparazione per il riutilizzo e mette come terzo punto appunto la raccolta differenziata, il riciclo, il riuso, eccetera. Allora, al primo punto c'è la riduzione dei rifiuti. Dicevo, a Roma si producono 1.700.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Noi, con il nostro piano di riduzione della produzione dei rifiuti, vorremmo almeno ridurre in via prudenziale di 200.000 tonnellate la produzione di rifiuti a Roma. Come lo possiamo fare? Lo possiamo fare con tantissime azioni. Con azioni che possono riguardare, tra l'altro con un dato anche interessante, perché per ogni azione si calcola quella che è la percentuale di riduzione, lo possiamo fare con bevendo l'acqua del rubinetto, le acque di Roma, lo possiamo fare con il progetto Ecofeste, con il progetto Acquisti Verdi, con un progetto che può riguardare anche la riduzione degli imballaggi primari in una, spero, futuro anche protocollo con la grande distribuzione organizzata. Voi sapete che spesso vicino ai nostri cassonetti c'è tantissima carta, tantissimo cartone, e quindi la riduzione degli imballaggi per noi è molto importante. Lo possiamo fare con la distribuzione dei prodotti alla spina, lo possiamo fare con il progetto che abbiamo avviato ieri, con recupero appunto dello scarto alimentare, che da scarto diventa cibo. Sapete che ogni giorno noi tendenzialmente produciamo circa 200-300 grammi di scarto alimentare. Ora, al di là dello scarto alimentare personale, c'è anche quello prodotto appunto dalle aziende, che, essendo ancora in ottime condizioni e dal punto di vista giuridico ancora utilizzabile, noi abbiamo, diciamo, attraverso questo interessante protocollo lo abbiamo cercato di valorizzare. Anche questo può ridurre quasi del circa 0,5% la produzione dei nostri rifiuti. Ma poi c'è anche molto interessante il compostaggio domestico. Allora, molti di noi possono fare compostaggio domestico, lo possono fare in casa, lo possono fare anche addirittura, come insegna il noto esperto Federico Valerio, sul balcone e anche appunto in abitazioni che non hanno un giardino. Bisogna imparare a farlo bene, perché appunto anche questo è importante, ma questo riduce la nostra produzione appunto di organico. Torno alla domanda appunto iniziale che mi era stata fatta sempre da Gabriella. Ecco, allora, che attraverso il nostro piano noi poi svilupperemo non solo quindi la riduzione dei rifiuti, ma anche un'importante estensione della raccolta porta a porta,
partendo appunto da alcuni municipi per poi estenderla generalizzata al 2021 a tutta la città. Svilupperemo e potenzieremo le oasi ecologiche dedicate, le isole ecologiche nei singoli municipi, cercheremo anche di mettere in campo l'esperienza appunto dei centri di riuso, delle fabbriche dei materiali, e alla fine ci sarà anche una valutazione sul fabbisogno impiantistico, un fabbisogno impiantistico che è legato prevalentemente all'organico, perché nel nostro piano si arriverà circa al 500% di produzione dell'organico. Quindi noi siamo favorevoli assolutamente a un'impiantistica di tipo sostenibile, un'impiantistica che favorisca il riciclo ecoefficiente. È una interessante prospettiva questa del riciclo ecoefficiente, perché aiuta a far crescere i cosiddetti lavori verdi, e quindi i giovani oggi devono investire proprio in questo terreno. Noi stesse come pubbliche amministrazioni dobbiamo creare le condizioni perché i giovani possano veramente trovare lavoro e opportunità di lavoro appunto nei cosiddetti green jobs. Ora, questo si fa proprio con la valorizzazione di quelli che io, e su questo sono molto chiara, non voglio assolutamente più chiamare rifiuti, ma vorrei chiamare invece materiali post consumo. Infatti il nostro piano si chiama piano di gestione per la gestione sostenibile dei materiali post consumo. Perché? Perché questi materiali devono tornare ad avere vita, non dobbiamo buttarli appunto in discarico, in inceneritori, ma dobbiamo assolutamente fare in modo che questi materiali tornino nel ciclo di vita produttivo in modo sostenibile. Le plastiche, la carta, il vetro, l'organico e anche, se possibile, appunto il secco residuo. Dicevo, è un piano al 2021, mi soffermo molto su questa domanda di Gabriella perché è una domanda centrale, perché riguarda tutta la nostra pianificazione al 2021, una pianificazione che correttamente ci ha chiesto la Commissione Europea. La Commissione Europea dice: Roma Capitale deve avere un piano al 2021, noi ce lo abbiamo e da questo punto di vista cercheremo di trovare, di dare una risposta che è una risposta però non solo di politica amministrativa, ma anche una risposta che tenta di rispondere alle esigenze, scusate il termine se lo ripeto, ma di rispondere alle esigenze appunto soprattutto dei giovani, perché io vorrei che queste questioni che noi affrontiamo avessero un impatto soprattutto sull'occupazione giovanile. Veramente non ci si occupa di giovani, ma l'ambiente costituisce in tutte le sue espressioni una grande opportunità per costruire opportunità di lavoro per i giovani, e quindi su questo noi dobbiamo assolutamente intervenire ed agire in modo serio. Massimo Moretti mi chiede i tempi per il passaggio alla raccolta senza cassonetti. Allora, devo dire che sulla questione dei cassonetti, come ho già detto in tante occasioni, a mio avviso il passaggio essenziale è quello che va al porta a porta e comunque ha una gestione della raccolta differenziata in modo sostenibile attraverso la raccolta di tutte le frazioni dei rifiuti. I cassonetti sono un elemento non certo di decoro urbano, quindi quando io dico cerchiamo di eliminare i cassonetti, dico appunto facciamo in modo di valorizzare i nostri rifiuti con diverse tipologie adeguate anche al decoro della città. Le oasi ecologiche dedicate, che poi avranno anche una denominazione più in grado di collegarsi con l'identità della città nel piano definitivo, sono e costituiscono una risposta appunto a questi problemi. I tempi sono stabiliti in modo, come dico, graduale nel nostro piano, e quindi la nostra prospettiva è di incrementare in termini percentuali ogni anno questo passaggio dalla raccolta, che oggi è purtroppo prevalentemente indifferenziata. Io sono stata recentemente a visitare l'impianto
TMB, la grotta, e mi sono resa conto veramente che c'è ancora troppa plastica, c'è troppo organico, c'è materiale che può essere assolutamente recuperato e quindi riciclato, può essere appunto materia preziosa per essere trasformato in altro. E quindi io penso alle riciclette, nessuno pensa che in fondo dalle nostre vecchie macchinette anche del caffè si potrebbero poi fare delle riciclette per i ragazzi o per chi ama lo sport, ma così come dalla plastica è possibile fare interni di automobili, è possibile fare tubi per agricoltura, e ci sono insomma diciamo una possibilità enorme, e l'economia circolare dà, diciamo, offre l'opportunità e la prospettiva per avviare un'economia che non considera il rifiuto un valore perso. Ricordatevi, e questo lo dico prima a me stessa che a voi, come dicevo abbiamo il piano prevede il completamento di tutto il nostro percorso al 2021, ma io credo che noi accelereremo assolutamente già partendo adesso da marzo, e come sapete quando i cittadini partono con il porta a porta e la raccolta differenziata, soprattutto i cittadini più giovani sono quelli che non vorrebbero appunto più smettere, che pensano che questo vada fatto perché è un grande segno anche di civiltà, oltre che una grande opportunità economica, sociale, ma anche ambientale, ovviamente. Chiede anche, sempre Andrea, penso assieme ad altri, le multe per indisciplinati e scorretti nel conferimento. Beh, con grande soddisfazione devo dire che oggi abbiamo, tra l'altro su segnalazione di un assessore, Andrea Mazzillo, che ha segnalato appunto un caso specifico, abbiamo sanzionato immediatamente, perché abbiamo potuto individuare chi era quello che conferiva in modo scorretto, un'attività che aveva messo dei materassi vicino a cassonetti. Siamo intervenuti subito con gli accertatori di AMA, e devo dire con grande efficienza AMA ha ottenuto un doppio risultato, quello di rendere pulita l'area e quello anche di sanzionare, come segno molto significativo di quello che noi dobbiamo fare. Esther Sabatini è interessata al cronoprogramma. Il cronoprogramma, come dicevo, prevede innanzitutto la partenza subito, scusate se torno su questo tema, ma per me è importantissimo, quello della riduzione della produzione dei rifiuti, che tra l'altro è anche una riduzione perché, come scrive Guido Viale in un suo libro, Azzerare i rifiuti, si potrebbe, riducendo i rifiuti, anche contenere delle spese economiche, quelle che lui dice sono e costituiscono la quarta settimana. Io faccio l'esempio appunto della riduzione degli imballaggi, ma si può fare anche un esempio legato alle mamme, quello dell'uso appunto dei pannolini che possono essere tra l'altro anche di cotone, fatti con materiale riciclato, quindi con materiale che viene da attività e industrie di riciclo di stracci eccetera, ma di altissima qualità, e che consente comunque di risparmiare alle famiglie fino, dal calcolo che è stato fatto, a 1.500 euro l'anno. Utilizzando questi pannolini dove il velo è biodegradabile e il resto si lava come una mutandina, io sono molto pratica su queste cose perché sono appunto anche stata una mamma, ecco, con queste cose si risparmia all'ambiente e veramente una ferita profonda come quella dei cosiddetti materiali tessili sanitari. Quindi da questo punto di vista il contributo delle famiglie credo che sia molto molto interessante. Ancora, certamente Claudia Bruschi ha ragione, sono percorsi questi di educazione ambientale, credo moltissimo nell'educazione ambientale, penso che noi dobbiamo avviare nelle scuole, nelle attività, nei centri sociali, ma anche nelle parrocchie, nei luoghi diciamo di socialità, avviare questi percorsi dove si comprende appunto il valore dell'ambiente che ci circonda.
circonda. Quando capiremo meglio, ognuno di noi capirà meglio il valore dell'ambiente che ci circonda, allora capirà anche della necessità e dell'importanza di dedicarci con grande attenzione a non sprecare. Non sprecare, ma anche capire appunto come funziona il meccanismo, e su questo è necessario il meccanismo in particolare della riduzione dei rifiuti, della raccolta differenziata. Ecco, capendo questo, il contributo dei cittadini sarà essenziale e determinante, perché come ricordava e come scriveva Alexander Langer, la conversione ecologica della società avverrà soltanto se sarà socialmente desiderabile. Quindi io penso che ognuno debba davvero desiderare di vivere in un mondo dove si vive meglio, e il fatto di vivere in un mondo dove si vive meglio è fondamentale appunto per tutti. Quello per cui noi con Virginia, con tutta la giunta, con i consiglieri straordinari dell'amministrazione capitolina, stiamo diciamo tutto quello che stiamo facendo insieme va proprio in questa direzione, nella direzione di offrire diciamo un'opportunità di vita nella città che sia un'opportunità di grande qualità di vita, di benessere, ma anche di opportunità di valorizzazione di queste straordinarie ricchezze che sono costituite appunto da Roma e dalle sue bellezze. E Damiano Ninni mi chiede se è possibile l'autosufficienza energetica. Ecco, qui si apre un capitolo nuovo di cui non credo di avere mai parlato, e cioè Roma sta redigendo diciamo revisionando interamente il piano per l'energia sostenibile e per il cambiamento climatico. Questo piano che ci è richiesto appunto dalla Commissione europea è un piano che mette al primo posto l'autosufficienza energetica. L'autosufficienza energetica appunto si può diciamo ottenere con interventi innanzitutto anche molto semplici nella valutazione attraverso una diagnosi energetica della propria casa, della propria abitazione, valutando appunto dove si può, dove si rischia di sprecare, informarsi su tutte le opportunità sia di risparmio energetico che di investimento sulle fonti rinnovabili sono le prospettive per il futuro. Con il nostro piano noi intendiamo ridurre la produzione di CO2 al 2040, ridurla in modo consistente attraverso una serie di azioni che potranno avere appunto un impatto molto significativo. Ancora oggi, come sappiamo, nelle nostre città si produce troppa CO2. Sono milioni di tonnellate appunto di CO2 nelle città italiane. Dobbiamo affrontare il tema del cambiamento climatico anche attraverso la valorizzazione del verde, perché il verde è importantissimo nelle città, quindi una pianificazione del verde, azioni di riforestazione urbana ma anche di tutela e valorizzazione del verde, ma poi anche, come dicevo, piccole azioni e magari anche gruppi di acquisto tra famiglie che insieme nei condomini decidono di trasformare appunto la loro abitazione in un'abitazione tutta fondata sulle energie rinnovabili, sul solare, fotovoltaico e così. E questo è un impegno che noi sul quale siamo motivati a proseguire attraverso questo piano per l'energia sostenibile che l'Europa giustamente ci chiede. Ancora, Barbara Parattore ci chiede del verde pubblico del servizio giardini. Noi come città siamo molto impegnati a redigere il primo regolamento del verde della città di Roma. Roma è una città davvero molto verde, ha centinaia di migliaia di alberi, ha degli alberi monumentali straordinari che costituiscono un patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche tante tipologie di verde. Ha il verde dei parchi urbani, ha il verde degli orti urbani, ha il verde dei giardini scolastici, ha il verde diciamo di quelle aree verdi che spesso vengono anche considerate un po' come delle aree residuali. Ecco,
Nel piano del verde noi invece vogliamo leggere la città, quindi una visione, vogliamo diciamo avere una chiave di lettura della città che parte dalle connessioni diciamo ecosistemiche del verbo esistente, dove naturalmente il verde storico dei parchi e delle ville storiche è centrale ed è fondamentale, deve essere con un piano anche di manutenzione e di gestione tutelato e gestito in modo ottimizzato, dove comunque anche tutte le altre aree verdi devono essere connesse e riconnesse, perché questo significa anche salvaguardare quella straordinaria biodiversità che è anche un po' il patrimonio del cosiddetto appunto agro romano. E ci sono state, poi torniamo sul tema dei rifiuti, molte domande sugli impianti. Ecco, l'impiantistica sostenibile. L'impiantistica sostenibile è quella che noi vogliamo sviluppare in questa città. Un'impiantistica che non dia problemi ai cittadini, che magari sia anche collegata non utilizzando sempre il trasporto dei rifiuti su camion, ma utilizzando il sistema ferroviario. Che è un'impiantistica che mette comunque sicuramente al centro la questione dell'organico, perché dal nostro piano certamente noi avremo un aumento diciamo della raccolta di organico che si aggira intorno al 500%, ma questo organico è prezioso perché può tornare a dare vita alla terra attraverso appunto un'impiantistica sostenibile, aerobica, prevalentemente direi aerobica assolutamente, in cui tutto quello che dalla terra viene alla terra ritorna. Ed è anche un modo per combattere quella che appunto in base all'analisi dei dati sui cambiamenti climatici è il problema appunto della desertificazione. E ancora diciamo che abbiamo diverse domande sul consumo del territorio, domande giustissime. Il nostro territorio è un territorio, ma questo in tutta Italia, ferito, e quindi noi siamo quelli appunto della conservazione del verde, della conservazione di quello che è il suolo. Il principio famoso appunto del costruire sul costruito significa che si può riqualificare in modo efficiente dal punto di vista energetico, ma sicuramente il principio che dovrebbe caratterizzare il nostro paese, che deve investire non sul cemento e sul mattone, ma deve investire nel turismo dolce, nella bellezza dell'ambiente, nella bellezza dei parchi, nella bellezza dei monumenti, dove natura, ambiente e cultura si incrociano. Qui deve investire questo paese, qui è possibile creare davvero anche una nuova economia sostenibile e una nuova economia che trasforma in ricchezza quello che già esiste, anche in ricchezza economica oltre che ambientale, e quindi assolutamente non è cementificando che appunto si creano posti di lavoro, ma è valorizzando lo straordinario patrimonio che noi abbiamo. E tra l'altro abbiamo organizzato anche dei percorsi a piedi di cosiddetto trekking urbano, anche questo è un modo per far conoscere ai turisti e a coloro che comunque vogliono conoscere anche i luoghi più nascosti e misteriosi e straordinariamente belli della nostra città proprio attraverso il verde. Ecco, noi credo che dobbiamo lavorare molto su questa dimensione, quella di un turismo dolce, un turismo che non impatta sull'ambiente, un turismo che consente a ognuno di godere davvero, di rilassarsi di queste straordinarie meraviglie come il Parco degli Acquedotti, come appunto le ville storiche e come appunto dicevo questi straordinari monumenti della natura che sono gli alberi, che sono inseriti in questi contesti paesaggistici e architettonici, e credo che veramente lascino tutti veramente incantati. Ancora diverse domande sempre sui rifiuti, perché certamente è il nostro grande problema.
quello dei rifiuti. Benissimo, vuoto a perdere. Aspettiamo la normativa, noi comunque cerchiamo di mettere in campo azioni che possano anche in questo caso ridurre soprattutto la produzione delle cosiddette bottiglie di plastica, e quindi dovremo cercare invece di ragionare e di applicare molto concretamente azioni che vanno verso la valorizzazione ad esempio dell'acqua del rubinetto e di tutto quello che può essere alla spina, insomma, organizzato alla spina, anche nelle nostre case, anche nelle nostre famiglie. Giuseppe chiede come si comunica l'ambiente. Si comunica l'ambiente in modo, credo, facendo cogliere quella che è la dimensione positiva dell'ambiente. La politica dovrebbe essere veramente il luogo della casa comune, dove si prendono le decisioni per il bene comune e dove l'ambiente è la percezione della positività. Quando noi guardiamo questi straordinari ambienti appunto naturali, io mi ricordavo un libro bellissimo su Roma, dal titolo Roma Giardino d'Europa. Ecco, sfogliando quelle pagine, ma guardando anche fuori appunto dalle nostre finestre, noi ci rendiamo conto della bellezza straordinaria appunto di Roma. Allora, comunicare l'ambiente significa comunicare questo, significa comunicare il valore dell'economia circolare, significa comunicare la bellezza appunto di quello che ci circonda e non il brutto. Il degrado deve essere assolutamente affrontato e separato e superato, come abbiamo detto in questi minuti. Giorgio dice che ci vuole coraggio a bere le acque di Roma, ma le acque di Roma in realtà sono, diciamo, molto buone, comunque tutte le valutazioni sono di questa natura. Io credo che invece noi dobbiamo proprio valorizzare quella che è l'acqua del rubinetto, che peraltro si può fare anche con poco, può anche diventare gasata per chi l'ama gasata, quindi direi che da questo punto di vista non ci sono problemi. Enrico Cioccolini propone l'utilizzo di cassonetti interrati. Io non è che sono contraria ai cassonetti interrati, però so di esperienze di un mio collega, appunto ex collega di Bologna, che mi aveva segnalato come in realtà i cassonetti interrati a volte presentano problemi proprio di igiene pubblica, quindi sarei sostanzialmente più favorevole alle osi ecologiche dedicate, e comunque bisogna trovare le soluzioni contestualizzate nei migliori, perché l'obiettivo non è che tipo di cassonetto si usa, l'obiettivo è raccolta differenziata al 70%, questo deve essere il nostro obiettivo. Silvia Filippi chiede di parlare di questi temi nei municipi. Io sono già andata in diversi municipi e penso anche che sia molto importante essere presente nei territori, nei luoghi, conoscere i problemi in modo diretto e non per sentito dire o per relazione, e quindi certamente il mio obiettivo è quello di incontrare quante più persone possibili, di vedere quanti più luoghi possibili, per cercare, a partire dal punto di vista di chi vive quel luogo, di affrontare appunto le soluzioni dei problemi. Ancora un altro intervento, un'altra domanda interessante, la raccolta dell'olio. Ok, gli oli esausti noi li raccogliamo, tra l'altro l'olio sappiamo che appunto gli oli esausti sono quelli che possono essere riciclati quasi al 99%, e quindi è importantissimo che non vadano appunto nei fiumi, non finiscono nelle falde, non vadano nel mare, perché danneggiano profondamente, inquinano profondamente il nostro mare. Raccolta vestiti, io sono la prima, perché sia il riciclo che il riuso dei vestiti è per noi un segno di quello che è la valorizzazione, come abbiamo detto, dei materiali post consumo. Io direi che avete posto tante domande, grazie, e naturalmente assolutamente continuate a seguirmi e a seguirci.